Ambia, l'ente internazionale ambientale, nel rapporto di questa mattina ha riferito che, secondo le stime più recenti ed affidabili, le risorse di petrolio, gas e carbone avranno ancora una vita di 25 anni. I governi si dicono fiduciosi sullo sviluppo delle nuove tecnologie che renderebbero possibili le estrazioni da giacimenti solidi economicamente vantaggiose. E passiamo adesso alla proposta di... vantaggiose. Ma erano anni che non arrivavano con le lettere. Finora la notizia è stata confermata in Spagna, Francia e Germania, ma sembra che in tutta Europa e oltreoceano la stessa lettera sia stata recapitata da una famiglia. Tutti ci stiamo chiedendo chi sia questa Natura S.p.A. e come abbia potuto mettere in piedi una simile distribuzione. Ma la lettera parla di un imminente esaurimento delle risorse. Questa notizia è in netto contrasto con i dati forniti in giornata da lei e tutti siamo in attesa di una... Scusi Riccardo, signorina, qui alla Natura S.p.A. abbiamo sempre un sacco di lavoro da fare. In che cosa posso esserle utile, signorina Gaia? Ah, capisco, ma la cosa è molto semplice. Il suo conto, come quello di tutti i suoi simili, è in rosso. Conto? Quale conto? Io ho un solo conto corrente alla banca Mesa Verde. No, la nostra azienda non commercia in denaro. Questo conto lei lo ha aperto il giorno in cui è nata. Magari non se lo ricorda. Ma di che sta parlando? Capisco che possa per essere... caso è una truffa? Se davvero ha aperto qui il mio conto corrente, addirittura il giorno della mia nascita, mi faccia vedere il contratto, mi dia le prove. Ecco qua. È libera di controllare tutti i documenti. Signorina,
Io lavoro in una delle più grandi aziende meccaniche del paese e so come funziona un contratto. Questo non lo è per niente. Vede, signorina, a lei l'ho firmato, signorina, guardi. Ma è soltanto un'impronta. Esatto, è la sua impronta ecologica. È il peso della sua vita sull'ambiente. Voi siete matti. Devo dissentire, ma la chiusura della nostra azienda porterà la vostra specie, e purtroppo anche molte altre, verso un inevitabile declino. Vostra specie? Impronta ecologica? Ma che gioco stiamo giocando? Forse è meglio che me ne vada, eh? Signorina, quando tornerà a casa non ci sarà acqua che uscirà dal suo rubinetto. E non ci sarà elettricità per accendere i suoi schermi. Non mi hanno ancora convinto. Prego, si convincerà fra poco. Quando si spegneranno le luci ed io non ci sarò più. Cosa intende dire? Non si preoccupi per me. Sa come funziona un formicaio? No. La formica è un animale sociale, proprio come l'uomo. Si preoccupa di riprodursi, di procurarsi il cibo, di difendersi. Ma c'è una grossa differenza. Lei mi sa dire qual è? Noi siamo più intelligenti? Non ho mai visto nessuna formica distruggere il proprio formicaio. Beh, sicuramente lei ci tiene la sua abitazione e ne avrà cura. Ma c'è una casa più grande, ed è la natura, appunto. Quindi è questo, voi siete la natura? Esatto, quello è il nostro nome, o meglio lo era. Stiamo chiudendo. Sì, ma riapriremo, non appena avremo ripristinato tutte le risorse. E quanto ci vorrà? Qualche milione di anni. Per la precisione 44.920.442. Per allora saremo già estinti. Esatto. La fine della nostra azienda è l'inizio del vostro medioevo. La scommessa sarà a vedere se riuscirete a sopravvivere il prossimo secolo. Ci vorrà davvero tutto questo tempo? È il tempo necessario per riassorbire l'anidride carbonica, per ripopolare i fondali marini, per far ricrescere le foreste e così via. Ma al telegiornale hanno detto che le risorse saranno disponibili per ancora molti anni. Si sbaglia, signorina. È nell'interesse di chi guida il vostro sistema economico. Guardi, oggi è l'Overshoot Day. Mai sentito nominare. È il giorno in cui l'uomo esaurisce tutte le risorse disponibili per un anno. Fino a pochi secoli fa era il 31 di dicembre. Ma dopo la prima delle vostre rivoluzioni industriali, quel giorno si è avvicinato sempre di più fino ad oggi. Oggi è il 1 di gennaio, l'ultimo Overshoot Day. Quindi è questo il significato della lettera? Un avvertimento? No, un addio. Gli avvertimenti sono stati segnali dell'ambiente che voi avete ignorato. No, non può essere finita così. Ci dovrà essere per un modo per sistemare le cose. Vede, signorina, i compiti che la natura S.P.A. si è prefissa nei secoli sono moltissimi. Dirigere i rapporti tra aria, acqua e terra. Convenzionare l'impollinazione dei fiori da parte degli insetti. Fare in modo che le onde del mare non abbiano mai fine. Ma questa è la vostra era. Qui in ufficio la chiamano Antropocene, l'era dell'uomo. E voi avete fatto delle cose meravigliose. Ma siete stati anche incoscienti. E questo ha decretato la vostra fine. E la nostra. Addio, signori magari. Buon overshoot day.